tutti, io mi chiamo Francesco Bergonzoni, sono uno studente di terza superiore presso il liceo scientifico Cassini di Genova, appunto, come anticipato Alessandro. Sono qui per presentarvi il nostro relatore di oggi, il professor Davide Cenotelli, a cui farei un applauso, grazie mille. Chi è il professor Davide Cenotelli? È un ricercatore che lavora presso un osservatorio astronomico in Val d'Aosta. Si occupa prevalentemente di ricerca, di osservazione, scusate, di pianeti extrasolari, ma anche di fotometria e spettroscopia stellare. Inoltre è laureato in fisica e ha conseguito anche un dottorato in storia dell'astrofisica stellare, oltre ad aver pubblicato ben 3 libri e numerose pubblicazioni su riviste astronomiche. Questa conferenza si intitola Tutti i colori del cielo. Oggi si cercherà di rispondere ad alcune domande che penso chiunque, cioè, ognuno di noi si sia posto almeno una volta nella vita, cioè perché noi vediamo il cielo blu, il sole rosso, un rosso al tramonto, giallo normalmente, la luna bianca. Sono domande che sembrano scontate, in realtà c'è uno studio dietro notevole e si cercherà di dare delle risposte dal punto di vista scientifico e specifico. Detto questo, direi di non rubare altro tempo e di passare la parola al nostro relatore. Grazie mille, buona visione e buon ascolto. Bene, grazie. E innanzitutto ringrazio molto per le presentazioni fatte così bene. E io sono molto contento di essere qui, è il quarto anno che vengo a Genova a fare una conferenza per Polaris e sono molto contento, mi piace molto venire a fare questa giro a Genova, sia per la bellezza di questo ambiente, sia perché, ma lo capirete durante la conferenza, amo molto questa regione. In effetti la conferenza di oggi, Tutti i colori del cielo, è fatta da una persona che di lavoro fa l'astrofisico, uno pensa subito al cielo notturno ovviamente, i colori del cielo di notte, e invece no, oggi si parlerà dei colori del cielo di giorno, cioè la conferenza di oggi mira a rispondere, come è stato molto bene detto, a domande anche apparentemente semplici. Perché il cielo è blu di giorno? Perché blu, non sempre blu, a volte più bianco, anzi anche quando è blu non è lo stesso blu in tutto il cielo. Perché il sole è più giallastro quando è alto in cielo e un po' più rosso quando tramonta o sorge? E poi da dove vengono i colori dell'arcobaleno, i fenomeni ottici, atmosferici come la gloria, le nubi iridescenti, così via. Insomma, parleremo dei colori del cielo di giorno. Questo è il cielo di tutti, non è il cielo notturno, il cielo degli astronomi, se vogliamo, che in realtà chiaramente anche il cielo notturno non è degli astronomi, è di tutti, anche il cielo notturno, però in particolare siamo abituati magari all'aspetto che ha di giorno. Io faccio questa conferenza anche perché, a parte il mio lavoro di astrofisico all'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta, sono un grande appassionato di fotografia e mi piace moltissimo fotografare il mondo, insomma, i paesaggi, così via, e anche un po' i colori in particolare, a volte se riesco anche qualche fenomeno atmosferico particolare. Per questa ragione esporrò, diciamo, parlerò oggi cercando di usare il più possibile le fotografie che ho scattato io in Valle d'Aosta prevalentemente perché vivo là, ma con un certo numero anche di foto lì e anche di qualche altro posto. Naturalmente non ho aver schiacciato il tasto muto senza volerlo, ok? Naturalmente non ho purtroppo foto per registrare tutte le cose di cui voglio parlare, quindi ne userò anche alcune che non sono mie, naturalmente, che ho preso in rete, e soprattutto se sono delle belle foto lo riconoscerò esplicitamente. E infatti cominciamo con questa, per esempio, che non ho scattato io. Questa foto, siamo sulla Luna. Ci si potrebbe chiedere perché, se hai appena detto che parte dei colori del cielo di giorno e parte con una foto astronomica. Beh, in realtà è un po' una deformazione professionale, ma in realtà è solo per introdurre un'idea molto semplice, che è questa. Noi passiamo tutta la nostra vita dentro uno strato di qualche decina di chilometri di spessore di gas, che è la nostra atmosfera, che non solo è responsabile della nostra vita stessa, respiriamo l'aria e così via, ma anche di tutto ciò che vediamo nella nostra vita, tutti i colori del cielo, quando è terso, quando non è terso, la pioggia, la neve, i fenomeni atmosferici, avvengono tutti in un sottilissimo strato d'aria
che interagendo con la luce del sole è capace di creare quel caleidoscopio cromatico che allieta, o magari travolta, rattrista, se magari piove, non amiamo la pioggia, la nostra vita. E in effetti questo non è normale, la maggior parte dei corpi celesti non hanno un'atmosfera, ce l'hanno in maniera diversa, la fatta in maniera diversa dalla Terra, e quindi questa partenza astronomica ci serve a capire subito quali sono i due protagonisti della conferenza di oggi. Sono la luce del Sole e l'atmosfera terrestre. In effetti è dalla loro interazione che scaturisce tutto ciò di cui andremo a parlare tra poco. E allora vediamo un attimino un sommario degli argomenti di cui vorrei parlare, e sono questi. Prima di tutto una parte un pochino scientifica, vedremo che cos'è la luce e che cos'è il colore, questa parte è proprio più di fisica. Poi vedremo brevemente come è fatta l'atmosfera terrestre, quindi conosceremo i due protagonisti. Il primo, la luce del sole, come è fatta. Secondo, l'atmosfera, come è fatta anche lei, abbastanza brevemente vedremo queste due parti, perché quello che ci interessa, al terzo punto, è come interagiscono fra di loro. Dalla loro interazione derivano i colori che vediamo in cielo e tutti i fenomeni come gli arcobaleni e quant'altro. E quindi parlerò poi dei colori del cielo, quelli più usuali, quelli che siamo abituati a vedere normalmente, e poi di quelli un po' più particolari come l'arcobaleno e altri fenomeni ottici. E ci sarà, come dicevo, anche un pochino di aspetto fotografico, farò qualche piccolo approfondimento, magari con l'idea di offrire qualche spunto anche a chi fosse appassionato e interessato a scattare foto, magari per documentare alcuni argomenti di cui parlerò. E poi ci sarà una conclusione finale sotto altri cieli, in cui in conclusione torneremo nello spazio per rimarcare come sia unica o comunque rara la condizione che abbiamo qua sulla Terra e quanto diverse possono essere i cieli visibili altrove nel nostro sistema solare o al di fuori. Cominciamo però con il primo punto, luce e colore. Questa è una parte un pochino più scientifica, perché devo introdurre alcuni concetti fondamentali, per esempio che cos'è la luce, visto che questo è il primo protagonista del nostro racconto. La luce, per cominciare, è un'onda. È un'onda, cosa vuol dire? Un'onda è una qualsiasi grandezza fisica che si propaga oscillando nello spazio. E come si fa a riconoscere se qualcosa, una grandezza fisica, è un'onda? Per capirlo si possono fare degli esperimenti che mostrano la natura ondulatoria della luce. E l'esperimento chiave che ha mostrato che la luce ha una natura ondulatoria è un esperimento di questo tipo. Immaginiamo inizialmente che questa sia per esempio una superficie d'acqua con una separazione fra due zone, un'alta e una bassa, e se noi mandiamo, diciamo, un treno d'onde, provochiamo delle onde nella parte alta qua sopra di questa piscina, per così dire, ci aspettiamo che queste, attraversando le due fenditure, si comportino a valle di queste due fenditure in questo modo, cioè creino una figura di interferenza, mostrino la tipica caratteristica delle onde che, se vogliamo, può essere così detta la capacità di aggirare gli ostacoli. Cioè le onde non si propagano in linea retta a valle delle due fenditure e lasciando tranquillo il resto di questa superficie d'acqua, ma creano una figura di questo tipo. Ora, se noi, ed è stato fatto 200 anni fa questo esperimento, indirizziamo un fascio luminoso verso uno schermo posto qua in basso, ma qui c'è una separazione con due sole fenditure che lasciano passare la luce, quello che si nota qua giù sullo schermo è che non si vede l'immagine delle due fenditure illuminata da fasci di luce con tutto nero in mezzo, ma si vede una figura di interferenza, si vedono dei massimi e dei minimi luminosi distribuiti su tutto lo schermo che fanno capire che la luce, attraversando le fenditure, si è comportata come un'onda, cioè ha girato gli ostacoli interagendo a valle con una figura di interferenza. Quindi la luce è un'onda e, come tutte le onde, si può definire una grandezza che si chiama lunghezza d'onda. Che cos'è la lunghezza d'onda? È semplicemente la distanza che separa due creste dell'onda o due punti successivi dell'onda nella medesima fase, cioè nel medesimo punto dell'onda. Questa distanza, indicata dalla lettera greca lambda, è la lunghezza d'onda. Nel caso, la lunghezza d'onda si può definire per qualsiasi onda, anche le onde del mare. Quando ci sono le onde del mare, c'è una mareggiata, si può dire che la lunghezza d'onda è di 20 metri, vuol dire che in media, perlomeno, la distanza
distanza con le due creste dell'onda successive è 20 metri o 50 metri, insomma, sono informazioni importanti anche per esempio per le onde del mare. Nel caso della luce, che cosa oscilla? Non l'acqua del mare, naturalmente, ciò che oscilla, ma questo lo si è capito molti decenni dopo aver capito che la luce è un'onda, sono un campo elettrico e un campo magnetico. Ma questi termini, che sono un po' difficili, li dico giusto per completezza, non ci servirà per il seguito e per capire tutte le cose di cui parleremo, andare in dettaglio su questo. C'è qualcosa che oscilla, questo qualcosa è un campo elettrico, un campo magnetico, ma ciò che noi interessa è la natura ondulatoria della luce, che è determinante per capire come la luce interagisce con l'atmosfera terrestre, la luce del sole. Allora, stabilito che c'è questa natura ondulatoria, che esiste una cosa che si chiama lunghezza d'onda, allora osserviamo che esiste un intervallo di lunghezze d'onda entro cui cade la luce visibile. Cosa vuol dire? Se noi immaginiamo di mettere su questa retta tutti i possibili valori di lunghezza d'onda, di qua quelli corti, piccoli, e di qua quelli grandi, come anche questa figura sotto ci fa intuire, esiste un intervallo di valori entro cui cade il visibile, cioè se un'onda di questo tipo, che si chiama elettromagnetica, la cui lunghezza d'onda cade entro un certo intervallo di valori, colpisce il nostro occhio, eccita una reazione chimica sulla nostra retina che il cervello rileva e ci dà la sensazione della visione, si genera il meccanismo della visione. Se invece entra nel nostro occhio un'onda elettromagnetica, la cui lunghezza d'onda non è entro questo intervallo, ma è più lunga o più corta, non succede niente, non interagisce in questa maniera con le cellule della retina, non si crea lo stimolo visivo e il cervello non crea l'immagine che costituisce la visione, cioè noi vediamo solo la luce visibile. Le lunghezze d'onda entro, diciamo, i limiti di questo intervallo sono tra circa 700 e 400 nanometri, vuol dire tra circa 0,7 e 0,4 micron. A grandi linee diciamo che la luce visibile ha una lunghezza d'onda di mezzo micron, un po' più o un po' meno, insomma, d'accordo? Ma ciò che è importante è che le diverse lunghezze d'onda corrispondono a diversi colori. All'interno del visibile la lunghezza d'onda maggiore è quella della luce rossa e via via decrescendo abbiamo l'arancione, il giallo, il verde, il blu, il violetto. Ok? Quindi che cosa sono i diversi colori? Non sono altro che sensazioni create dal cervello, ovviamente, sensazioni cerebrali, in risposta all'arrivo sulla retina di onde di questo tipo, la cui lunghezza d'onda viene misurata in qualche modo dal nostro sistema visivo. Se è un po' maggiore, il cervello genera la sensazione del rosso, se è un po' minore, del blu e del violetto, se è intermedia, noi vediamo il verde. Se invece è al di fuori di questo intervallo, niente, l'occhio non reagisce più e quindi non vediamo niente. Quindi i colori sono le modalità con cui le sensazioni generate dal cervello in risposta a luce di diverse lunghezze d'onda, che quindi il nostro sistema visivo è in grado di misurare in maniera biologica, automatica ovviamente, perché evidentemente questo è stato molto utile da un punto di vista evolutivo, si è evoluta la visione a colori perché questo è stato utile per la sopravvivenza e quant'altro, per fortuna. Allora, vediamo adesso, una volta capito che cos'è la luce, come è fatto lo spettro solare, cioè che cosa emette il sole, che tipo di luce emette il sole. Il sole, è abbastanza intuitivo, emette prevalentemente luce visibile. La luce a lunghezza d'onda minore, come l'ultravioletto e raggi X, o maggiore come l'infrarosso, eccetera, viene pure emessa dal sole, ma in quantità minore. E non è strano che il sole emetta prevalentemente luce visibile, quella che noi vediamo, non è un caso ovviamente. Il nostro occhio, il nostro sistema visivo si è adattato per vedere bene ciò che il sole emette in abbondanza. Non sarebbe stato molto utile vedere i raggi gamma che il sole ne emette pochissimi. Se fossimo evoluti in questo modo la nostra vista, bracoleremmo nel buio perché il sole non emetterebbe quasi niente in questa regione spettrale. Quindi noi vediamo bene quello che c'è, chiaramente, perché il sole emette prevalentemente luce visibile. In particolare, possiamo vedere come è fatto lo spettro solare. Che cos'è lo spettro del Sole o di una stella? Noi possiamo, utilizzando un esperimento come il famoso prisma di Newton, questa immagine ovviamente poi è diventata un'icona della cultura popolare in tempi più recenti, è quella, il famoso esperimento col prisma, si vede che la luce viene dispersa quando attraversa, per esempio, il vetro, un prisma di vetro, cioè
viene rifratta a diversi angoli quando lo attraversa e il risultato è che si ottiene una separazione delle lunghezze d'onda emesse dalla sorgente di luce. Dato che le diverse lunghezze d'onda vengono rifratte ad angoli diversi, facendo in questo modo tutte le lunghezze d'onda emesse dal Sole o da una stella, che qua viaggiano tutte assieme, qui vengono separate, se mettiamo un po' lo schermo vediamo cosa c'è e che cosa no. E si nota che ci sono stelle di diversi colori. Ci sono stelle che emettono prevalentemente luce blu, altre come il Sole che emettono prevalentemente luce giallo-verde, questo è uno spettro di una stella di tipo solare, altre invece che emettono prevalentemente luce rossastra. Se ci concentriamo su quello che interessa a noi, e cioè lo spettro solare, che è questo tipo qui, possiamo vederlo più in dettaglio, naturalmente esistono spettri dettagliatissimi del Sole, e questa immagine è uno spettro super dettagliato. Ogni strisciolina, dovete immaginare come se fosse uno spettro lunghissimo, ogni strisciolina è stata poi tagliata e sì, praticamente il successivo pezzo è stato messo sotto, però come se fossero la prima striscia seguita dalla seconda, dalla terza e via via scendere. E questo è uno spettro dettagliatissimo, ci sono delle righe scure che si chiamano righe di assorbimento, ma a noi cosa interessa adesso? Notare che il Sole emette prevalentemente nel visibile, che è ciò che vediamo noi, e nel giallo-verde più luminoso, nel rosso un po' meno, nel blu un po' meno, nel violetto molto poco. E questa è anche più o meno la nostra sensibilità spettrale del nostro occhio. Il nostro occhio non vede ugualmente bene tutti i colori, questo che vedremo che ha influenze per esempio anche sul perché noi vediamo il cielo blu, lo vedremo tra poco. Il nostro occhio non vede altrettanto bene tutte le lunghezze d'onda, vede molto bene il giallo e il verde e un po' meno quelle ai bordi. Diciamo, si è adattato chiaramente allo spettro solare, vede proprio prevalentemente ciò che il Sole emette di più. Ora introduciamo il secondo protagonista, molto brevemente, l'atmosfera terrestre. Sull'atmosfera arriva questa luce, la luce emessa dal Sole. Come è fatta la nostra atmosfera? La nostra atmosfera è uno strato di gas che circonda la Terra, il suo spessore è di alcune centinaia di chilometri, ma in realtà le parti alte sono estremamente rarefatte, la gran parte della massa atmosferica è nei primi chilometri di altezza, nei primi 10 o 20, perché il gas, essendo un materiale comprimibile, ovviamente la gravità terrestre cerca di attenta di attirarlo a sé, quindi l'aria è più densa a basse quote che ad alte quote. Notiamo in particolare che lo strato più basso, la troposfera, che è quella in cui viviamo e in cui si trovano anche non solo le regioni a bassa quota, ma anche tutte le montagne sono dentro la troposfera, il suo limite superiore tra i 10 e i 15 km, è lo strato più basso. Al di sopra c'è la stratosfera e poi altri strati estremamente rarefatti. Notiamo che nella troposfera la temperatura, questa riga rossa, rappresenta la temperatura al crescere della quota. Quindi qui sono riportate le temperature, qui le temperature più alte e di qua quelle più basse, qui la quota. E notiamo che al crescere della quota diminuisce la temperatura nella troposfera. Ed è normale, sappiamo tutti che in montagna fa più freddo che a bassa quota. Poi c'è la tropopausa in cui la temperatura si attesta su un valore costante, poi invece nella stratosfera cresce al crescere della quota, il contrario. Questo è il motivo per cui i fenomeni meteorologici sono praticamente tutti confinati nella troposfera, non riescono se non rarissimamente a sfondare il limite con la stratosfera. Perché? Perché è una situazione in cui l'aria calda, che è più leggera, si trova più in alto di quella fredda, che è più pesante, che è in basso, è una situazione estremamente stabile. I rimescolamenti verticali delle masse d'aria sono dovuti al contrario, sono dovuti al fatto che l'aria più leggera è sotto, quella calda, e quella più pesante, che è quella fredda, è sopra. Ecco perché la troposfera è sede di fortissimi rimescolamenti di masse d'aria verticali, moti convettivi, che formano nubi temporali, perturbazioni. Nella stratosfera c'è una calma olimpica al confronto, non succede niente perché è stabilissima, l'aria fredda, l'aria più leggera già sopra, quella più pesante già sotto e quindi non si rimescola niente. Nella stratosfera però, che vedremo entrerà nel discorso dei colori del cielo tra poco, c'è lo strato di ozono. Lo strato di ozono che assorbe gran parte degli ultravioletti solari ed è proprio questo assorbimento che fa sì che nella stratosfera venga assorbita energia solare ed è proprio un componente fondamentale del fatto che la stratosfera si scaldi salendo perché proprio l'energia solare assorbita dall'ozono contribuisce a questo. Ora però
dopo aver capito che ciò che ci interessa avviene tipicamente nella troposfera e con anche, vedremo per quanto riguarda i colori del cielo, con un contributo stratosferico, un'altra cosa è fondamentale da dire sull'atmosfera, e cioè che la nostra atmosfera, in particolare gli strati bassi che interessano a noi, hanno tre diverse componenti. Ci sono tre diverse cose, tre diverse tipologie di particelle che costituiscono la nostra atmosfera. La prima sono le molecole di gas. Le molecole di gas sono il componente principale dell'atmosfera. È uno strato gassoso, sappiamo che prevalentemente azoto, circa 80% scarso, il 20%-21% di ossigeno, piccole quantità di altri gas. Le molecole di gas sono piccolissime. La dimensione di una molecola di gas tipicamente è un decimillesimo di micron circa, ok? Molto molto piccole. C'è però una seconda componente che è l'aerosol. L'aerosol sono le particelle in sospensione in atmosfera. Da dove derivano queste particelle, che sono tipicamente anche loro microscopiche? Derivano dai venti che sollevano le polveri nei deserti o anche in generale sulle terre emerse, dai venti che sollevano particelle di sale dai mari, dalle eruzioni vulcaniche, dall'inquinamento anche. Ci sono tanti fenomeni che immettono nella parte più bassa, nella troposfera perlomeno, delle particelle in sospensione, che sono più grandi delle molecole di gas. E questo è importante, tra poco vedremo che ha influenza su cosa succede nell'atmosfera. E poi c'è una terza componente. Questa terza componente sono le goccioline d'acqua o i cristalli di ghiaccio che si formano quando l'umidità condensa, e queste sono ancora più grandi. Diciamo che tipicamente la dimensione delle particelle di aerosol, tra cui anche le famigerate polveri sottili, oscillano da qualche decina di da un millesimo di micron a qualche micron più o meno, sono dell'ordine della frazione di micron più grandi delle molecole di gas, che sono un decimillesimo di micron, ma comunque piuttosto piccole, mentre le goccioline d'acqua che formano le nubi o i cristalli di ghiaccio possono essere di molti micron, quindi sono le più grandi fra le tre componenti. La prima è quella che c'è sempre, la seconda e la terza dipendono dalle circostanze, dipendono dalle condizioni, dove siamo. Se quel giorno c'è più umidità nell'aria, ce ne sarà di più che condensa a formare goccioline d'aria, e il giorno dopo magari ce ne sarà meno. Quindi la presenza più o meno di queste due componenti dipende dal luogo e dal momento scelto, è variabile diversamente dalle molecole che sono presenti sempre. E allora siamo in grado adesso di far interagire queste due componenti e cominciamo a chiederci da dove vengono i colori del cielo, cominciando dai più semplici e cominciando col farci la più ovvia fra tutte le domande che gli uomini si fanno da sempre, che i bambini si fanno da sempre, lo chiedono i genitori accolgono questa domanda a volte così con un sorriso un po' paternalistico, poi ci pensano bene e dicono: caspita, però in effetti non so neanche io la risposta, ok? E la domanda è: perché il cielo è blu? E questo ovviamente, io ci sono alcuni luoghi della Valle d'Aosta che riconoscerete sicuramente, questo è il Cervino, chi di voi, so che molti amici genovesi di cui frequentano la Valle d'Aosta, e quindi molti li riconoscerete certamente. E ho scelto ovviamente un cielo blu valdostano per fare questa domanda: perché il cielo è blu? Qui c'è una bella storia, perché questa è una domanda che si era fatto anche Aristotele, per esempio, e se lo sono fatti anche sicuramente gli uomini da che esistono. La risposta è stata trovata nel XIX secolo, ma la storia che ci ha portato alla risposta giusta merita brevemente di essere raccontata, perché è legata alle nostre montagne. E si comincia, la prima persona che si è posta in maniera se non proprio scientifica, diciamo proto-scientifica, questa domanda è stata Leonardo da Vinci, il quale Leonardo alla fine del XV secolo a Milano vedeva il Monte Rosa. Vedeva il Monte Rosa e voleva studiare come variasse il colore del cielo nelle diverse condizioni e anche con la quota, anche perché ha introdotto la prospettiva aerea nei dipinti, ha dipinto dei cieli molto realistici, e quindi voleva capire da scienziato e anche artista qual era, come e perché il blu del cielo varia con le condizioni, con la quota e così via, anche per utilizzare per esempio nei suoi dipinti queste conoscenze. E lui vedeva il Monte Rosa e si chiedeva se salendo in alta quota il cielo diventasse sempre più blu, sempre più blu, sempre più scuro. Il versante che vedeva del Monte Rosa era il versante valsesiano, e questa ovviamente è una foto non fatta da Milano, ma chiaramente dalla Valsesia, ma lui lo vedeva dalla pianura, e si racconta:
ma questo è forse un aneddoto, forse non è una cosa vera, che si sia spinto sulle pendici del Monte Rosa per cercare di studiare la cosa. Dire che abbia scalato il Monte Rosa è sicuramente eccessivo. Non si sa nemmeno se sia andato realmente in Varsesia a cercare di studiare un po' la cosa. Comunque, se non altro a livello aneddotico si racconta. Però alla fine del XV secolo non aveva la scienza, le conoscenze scientifiche che gli permettessero di rispondere alla domanda perché il cielo è blu. Trecento anni dopo, alla fine del XVIII secolo, negli ultimi anni del Settecento, entra un altro protagonista, e questo protagonista è De Saussure, scienziato di Ginevra. Lui era un geologo, ma era, a differenza di Leonardo, un vero scienziato, aveva ormai 200 anni di scienza alle spalle e quindi poteva porsi la domanda sul colore blu del cielo con un pochino più di cognizione. De Saussure voleva, per scopi scientifici, scalare il Monte Bianco, e questo è il Monte Bianco, proprio visto sul versante francese, perché lui, vedendolo da Ginevra, ovviamente vedeva il versante francese del Monte Bianco, oltre il lago di Ginevra. E addirittura è il protagonista, la persona che stimolò la prima scalata del Monte Bianco in assoluto, che fu effettuata nel 1786 da due chamoniardi, due abitanti di Chamonix, Balmain e Paccard, che andarono in cima al Monte Bianco proprio perché De Saussure aveva istituito un premio per il primo che fosse riuscito a salire, perché a lui interessava che qualcuno trovasse la strada per salire per portarlo su e fare degli esperimenti scientifici dalla cima del Monte Bianco. Peraltro in questo modo nasce l'alpinismo moderno. De Saussure, che poi fu portato in cima al Monte Bianco, fa un passo avanti rispetto a Leonardo, introduce un sistema di misura del blu del cielo, il cianometro, il misuratore d'azzurro. Che cos'è il cianometro? È una serie di 25 pezzi di tessuto che lui ha fatto cucire insieme, partendo dal blu più slavato per arrivare al blu più profondo, con tutte le tonalità intermedie. E aveva dotato del cianometro alcuni alpinisti che andavano in cima al Monte Bianco, chiedendo loro di osservare un certo giorno, a mezzogiorno, allo zenith, il colore del cielo e di scegliere il pezzo di tessuto che somigliava di più come colore. Cioè, oggi il cielo è di un blu numero 23, per dire, d'accordo? Hanno nello stesso momento, altri avrebbero fatto la misura da Chamonix e da Ginevra, in modo che lui potesse tracciare un profilo altimetrico del blu del cielo, ok? In un determinato momento e capire come cambiasse con la quota, perché questo magari gli avrebbe suggerito la risposta alla domanda sul perché il cielo è blu. Questo è notevole, perché rispetto a Leonardo questo è una vera misura scientifica, anche se certo un po' primitiva rispetto a quelle moderne. Però lui non riesce a trovare la risposta. Perché? Perché la natura ondulatoria della luce, su cui si basa la risposta che vedremo subito, è stata scoperta nel 1802, una quindicina d'anni dopo. Lui non sapeva che la luce è un'onda, ed è proprio nella natura ondulatoria della luce che si trova la risposta. E a trovarla è un altro personaggio, che è legato a una terza montagna. Se Leonardo è legato al Monte Rosa e De Saussure al Monte Bianco, il terzo personaggio a quale montagna mai sarà legato? Al Cervino, naturalmente, la settima montagna più alta delle Alpi e terza fra quelle italiane, e questo personaggio è John Tyndall, fisico inglese. Tyndall è, lo vedete lì con le sue, diciamo, con il suo cipiglio, è un professore a Londra di origine irlandese che passava l'estate nelle Alpi. Passava l'estate nelle Alpi perché, diciamo, della grigia attività all'Università di Londra non ne poteva più, era un camminatore, un alpinista instancabile. Tra l'altro è stato uno dei primi che hanno tentato di scalare il Cervino senza riuscirci. Nel 1862 arrivò fino a questo punto del Cervino, questa prominente spalla che da allora si chiama Peak Tyndall, ma non riuscì ad arrivare in cima. Arrivò in cima nel 1865 Edward Whymper con una cordata, un altro londinese che, tra l'altro, insomma, Tyndall e Whymper sì, di estate scalavano le stesse montagne sulle Alpi, d'inverno si vedevano all'Alpine Club di Londra a parlare delle loro imprese, e ovviamente Tyndall, che non amava molto Whymper e, diciamo, era ricambiato in questo, non fu molto contento di andare a sentire il suo rivale raccontare poi della sua scalata del Cervino. Però, oltre a consolarsi scalando per primo il Vaison, una montagna svizzera più alta del Cervino, oltre a questo, Tyndall trovò la risposta e capì perché il cielo è blu. E la risposta la vediamo prima espressa con parole moderne, ma poi vi leggo brevemente anche le parole che ha scritto Tyndall. Allora, la risposta è questa. Le onde
luminosi o di qualsiasi altro tipo hanno la capacità di saltare gli ostacoli più piccoli della lunghezza d'onda. Ok? Questa è la capacità di tutte le onde. Se un'onda incontra un ostacolo, in questo ostacolo è più piccolo della lunghezza d'onda, l'onda tendenzialmente lo salta come se non ci fosse. Se invece è grande rispetto alla lunghezza d'onda, l'onda ci sbatte contro e viene deviata, riflessa, diffusa. E basta pensare alle onde del mare. Se ne mettiamo sul tragitto delle onde del mare un ciotolo, lo saltano come se non ci fosse, ma se mettiamo una scogliera lunga 10 metri, vengono riflessi indietro, non riescono a saltare ciò che è più lungo della lunghezza d'onda. Lo fanno anche le onde luminose, e quindi la luce salta le molecole d'aria che sono più piccole della lunghezza d'onda. Ma la dimensione dell'ostacolo della molecola in realtà è una questione di proporzione rispetto alla lunghezza d'onda. La molecola d'aria è piccola rispetto alla lunghezza d'onda sia della luce rossa che blu, ma in proporzione è più trascurabile rispetto alla lunghezza d'onda del rosso, che è maggiore. La luce blu, avendo una lunghezza d'onda inferiore, tende a saltare meno agevolmente questo ostacolo, e quindi è un pochino più probabile che ogni tanto un'onda luminosa venga, colpisca, risenta dell'urto con una molecola d'aria e venga diffusa in un'altra direzione. Questo avviene più per il blu che per il rosso. Vediamo le parole di Tyndall, tutto questo. Qui c'è una lunga citazione, ma la leggo velocemente. Tyndall, tenete conto che era, breve premessa, era un alpinista con un animo romantico. Mentre De Saussure era uno che andava in montagna per fare misure scientifiche, e lui giustificava, perché diceva: io non è che vado a perdere tempo a scalare il Monte Bianco, io voglio fare lo scienziato in cima al Monte Bianco. Invece Tyndall si vantava di andare sulle montagne per il piacere di farlo. È un'altra epoca nella storia dell'alpinismo, in cui nasce l'alpinismo romantico, l'alpinismo fine a se stesso, che voleva fare non perché deve scoprire chissà cosa, ma perché ha voglia. Ok? John Tyndall scrive: se le particelle riflettenti, sarebbero le bolle d'aria, sono molto piccole rispetto alla dimensione delle onde, allora l'onda viene intercettata dall'ostacolo solo in una piccola porzione, cioè lo salta. Consideriamo quindi le minute particelle nell'atmosfera. Su di esse incidono onde di tutte le dimensioni, cioè onde luminose più lunghe e più corte di vari colori. E a ogni collisione una porzione di onda incidente viene portata via. Ma si chiede, a tutte le onde dello spettro, dal rosso estremo al violetto estremo, viene applicato questo fenomeno, ma in che proporzioni verranno diffuse? La grandezza delle molecole è solo una questione di rapporto: più piccola è l'onda, maggiore la dimensione relativa di ciascuna particella su cui l'onda incide, e maggiore quindi la relativa riflessione, quello che abbiamo detto poco fa. E poi il suo animo romantico viene fuori e fa un paragone. Un piccolo ciottolo posto sul percorso delle increspature circolari prodotte da grosse gocce d'acqua che cadono sulla superficie di uno stagno tranquillo rimanderà indietro una grande frazione di ognuno dei solchi ondosi che vi incidono sopra, perché le onde sono piccole, mentre la frazione rimandata indietro dallo stesso ciottolo sarà infinitesima per un'onda più grande. E quindi nel caso della luce, conclude, della luce solare, ora per far sì che la luce solare si mantenga bianca, le proporzioni dei suoi costituenti non devono venire alterate, ma con la diffusione della luce che parte da parte delle particelle molto piccole vediamo che le proporzioni sono alterate. Le onde più piccole, cioè quelle blu, sono in eccesso e di conseguenza nella luce diffusa il blu sarà il colore predominante. Gli altri colori dello spettro devono essere associati al blu in qualche misura, cioè un pochino vengono diffusi anche loro. Non sono assenti, ma sono presenti in minore quantità. Di fatto dovremmo averli tutti, ma in proporzioni decrescenti, dal violetto al rosso. In pratica cosa succede? Immaginiamo di essere qui, questa è la superficie terrestre, questa è l'atmosfera e questo è il Sole. La luce solare, nell'arrivare a noi, attraverso un certo spessore di atmosfera e ogni tanto qualche molecola d'aria ne devia un po'. Questo fenomeno si chiama diffusione o scattering, ok? Cioè, quello che abbiamo visto prima, l'onda rimbalza sulla molecola e viene diffusa in un'altra direzione, ma soprattutto quelle blu, quelle rosse molto meno. E quindi la luce che noi vediamo del Sole è leggermente più rossa, grazie all'atmosfera, di quanto fosse originariamente, perché è stata tolta un pochino la componente a lunghezza d'onda minore blu-violetta. Se guardiamo in un'altra direzione del cielo qualsiasi, per esempio in questa direzione, lungo il percorso ottico ci sono tantissime molecole, statisticamente, casualmente, qualcuna ha deviato
un raggio blu della luce del sole proprio nella direzione dei nostri occhi, qualunque sia la direzione dove guardiamo, e quindi noi vediamo il cielo blu per questa ragione. In pratica, diciamo questo, quando noi guardiamo il cielo di giorno, vediamo il sole leggermente più rosso, perché la parte di luce blu che noi non vediamo è stata diffusa in tutte le direzioni intorno a noi e va a costituire la luminosità del cielo. Questo perlomeno nel caso di puro scattering molecolare, cioè se consideriamo solo il comportamento delle molecole d'aria. Questo è il caso tipico dei cieli pulitissimi, in cui non c'è né aerosol né umidità, ok? Un cielo montano valdostano, come l'esempio che abbiamo mostrato prima, possiamo considerarlo sostanzialmente puro scattering molecolare, cioè quella che noi vediamo è la luce diffusa dalle singole molecole della nostra atmosfera. Naturalmente sappiamo però che anche un cielo alpino molto puro e molto pulito non è blu uniforme il cielo, ci sono alcune zone in cui blu è intensissimo ma altre un po' meno, per esempio dove è meno azzurro? Vicino all'orizzonte. Se noi guardiamo il Monte Bianco, vediamo che qui è una bella giornata, piuttosto limpida, vediamo che qua sopra in alto il cielo è più blu, ma vicino all'orizzonte è sempre un pochino lattescente, dipende anche un po' dalla giornata. Perché? Beh, perché qui, chiaramente, la luce che è stata diffusa da questi punti e che è tornata verso il nostro occhio ha attraversato uno spessore d'atmosfera molto maggiore. Non è stata diffusa in alto, ma è andata fino alla bassa atmosfera e da lì è stata diffusa indietro verso di noi. Più spessore. E questo spessore, in particolare, anche sulla parte più bassa, più densa dell'atmosfera, dove lo scattering ovviamente è più efficiente. Il risultato qual è? Il risultato è che, dai e dai, anche le altre componenti cromatiche alla fine vengono diffuse se il tragitto è sufficientemente lungo e l'area è sufficientemente densa. E quindi qua si ricompone lo spettro solare, alla fine viene diffuso tutto e ritorna al colore iniziale del sole, che è più o meno biancastro o magari un po' più rossastro verso il tramonto. Ma insomma, non c'è più la predominanza della componente blu. Si dice che l'atmosfera dove il cielo di blu è otticamente sottile, mentre qua è otticamente spessa, cioè lo scattering avviene a tutte le lunghezze d'onda e quindi si ricompone il colore della luce solare. Un'ulteriore osservazione che si può fare è questa, ma un momento, nel visibile il violetto ha una lunghezza d'onda più corta del blu, perché non viene diffuso di più del blu? Perché il cielo non è viola? E in realtà è vero che viene diffuso più del blu, un po' viene trasmesso, ma la parte di viola diffusa è maggiore della parte blu. Ma perché noi non vediamo il cielo viola? Per due motivi. Il primo è che il sole emette meno viola del blu. Se ricordate come è fatto lo spettro solare, ce n'è pochissima di componente viola. Quella blu è maggiore, anche se viene diffuso meno, ce n'è molto di più in partenza. E la seconda ragione è la nostra efficienza visiva. Noi siamo quasi ciechi al viola. Il blu lo vediamo con un'efficienza dell'8% circa, cioè vediamo l'8% della luce blu che arriva sul nostro occhio, il violetto con un'efficienza dell'1%, e quindi anche se il cielo in teoria se fosse realmente viola non lo vedremo comunque blu, perché noi il viola lo vediamo pochissimo, e questa è la ragione per cui il cielo è blu e non viola. Stiamo parlando sempre di condizioni ideali puro scattering molecolare. Prima di introdurre gli altri componenti dell'atmosfera, ovvero le molecole d'acqua dovute alla condensazione dell'umidità e dell'aerosol, facciamo un'altra osservazione sul puro scattering molecolare che è interessantissima, soprattutto per chi ama la fotografia. E per far questo andiamo a Vernazza, come vediamo qua in questa immagine. Notiamo una cosa, questo è un tramonto a Vernazza. Qui si vede chiaramente che il sole era qua, vedete qui ci sono le nuvole illuminate dal tramonto. Guardate il colore del cielo. Partendo di qua, allontanandosi dal sole, il cielo diventa sempre più scuro e ce lo possiamo aspettare, raggiunge una regione più scura e poi ricomincia a diventare chiaro in direzione opposta al sole. Cioè, il punto più blu del cielo non è quello in direzione opposta al sole, ma c'è una banda scura a 90 gradi dal sole. Cosa sta succedendo qua? Sta succedendo qualcosa che ha a che fare con la polarizzazione della luce. E lo spieghiamo. Allora, che cos'è la polarizzazione della luce? Poi vediamo perché c'è la banda scura. Allora, la luce è costituita, abbiamo detto, di qualcosa, un campo magnetico e un campo elettrico perpendicolare l'uno all'altro che oscillano nello spazio. Se voi prendete un fascio di luce, ci sono dentro tantissime onde.
il piano su cui oscillano questo campo elettrico in un'onda o in un'altra sono distribuiti a caso, non c'è un piano privilegiato. Cosa intendo dire? Che in un fascio di luce ci sarà un'onda in cui il campo elettrico oscilla in questo piano, una in cui oscilla in questo piano, una in un piano intermedio, distribuiti casualmente, tutti i piani possibili. La luce polarizzata invece è quella in cui in un raggio di luce tutti i raggi di luce hanno il campo elettrico che oscilla sempre nello stesso piano. Ok, si può indurre la polarizzazione con degli strumenti opportuni. Nel caso della luce riflessa dall'atmosfera succede una cosa importante che è questa. La luce del sole non è polarizzata, cioè nella luce del sole sono tutti piani di oscillazioni come raffigurato qua. Quando una molecola diffonde la luce del sole, se la diffonde lungo la stessa direzione di provenienza, la luce rimane non polarizzata. Ma se la diffonde a 90 gradi, ad angolo retto, la luce risulta perfettamente polarizzata in un piano. Nelle direzioni intermedie la polarizzazione è parziale. Cosa vuol dire? Che se mi metto qui, il sole qua sulla sinistra e la luce solare arriva per così e guardo a 90 gradi dal sole vedrò una striscia di cielo dove la luce, da cui la luce mi arriva polarizzata e questa striscia è più scura, è la striscia di polarizzazione più scura perché c'è solo una componente di polarizzazione della luce, tutte le altre sono state eliminate dalle particolari modalità con cui le molecole riflettono la luce. Ecco perché c'è una striscia più scura. E ripetiamo, dove si trova? Si trova a 90 gradi dal sole. Quindi se voi immaginate, per esempio, mettiamoci in questa condizione, abbiamo il sole a una certa altezza, noi siamo qui, a 90 gradi dal sole cosa vuol dire? Che siccome il cielo possiamo immaginare come una calotta sferica, c'è una striscia di luce polarizzata che è l'intersezione tra la sfera celeste e il piano perpendicolare alla congiungente tra noi e il sole. Se qui sembra complicato, facciamolo qui, faccio proprio vedere come se fossi io, il sole là, ok? Questa è la congiungente col sole, cosa vuol dire a 90 gradi? Vuol dire sul piano messo per così, perpendicolare a questa direzione. Questo piano interseca il cielo lungo una striscia, che è la striscia di polarizzazione. Ecco perché c'è una striscia più scura. Il punto più scuro del cielo in assoluto è il punto più alto, dove lo scattering, diciamo, è minore rispetto alle zone basse, della striscia di polarizzazione. È in quella striscia che c'è il punto più scuro del cielo, non in direzione opposta al sole. Notiamo un'altra cosa. Quando il sole si trova sull'orizzonte, all'alba o al tramonto, se il sole è sull'orizzonte, la radiazione perpendicolare ovviamente è verticale. E quindi la striscia di polarizzazione passa per lo zenith, ok? Sopra la mia testa. All'alba e al tramonto, se il cielo è limpido, e solo in quel caso, perché stiamo parlando per ora del puro scattering delle molecole d'aria, non abbiamo ancora introdotto l'umidità e quant'altro, se il cielo è limpido, si vede, se provate a guardarla, soprattutto se il sole è basso, si vede alta la striscia di polarizzazione, questa striscia più blu. E non è evidentissima, però se uno la può guardare, la vede. E devo dire che a Saint-Barthélemy, dove lavoro, quando apro i telescopi la sera, nelle sere lì spesso il cielo è sereno, quando apro i telescopi al tramonto per aspettare che venga buio e bisogna aspettare che si accende, che si raffreddino i sensori, eccetera, una cosa che mi piace molto guardare è proprio la striscia di polarizzazione che passa sopra la testa in quel momento. Quindi è un momento molto bello in cui vedere questa cosa. Naturalmente, se passa qualcuno mi chiede cosa sto facendo, dico sto guardando la striscia di polarizzazione e questo qualcuno dice allora mi avevano detto giustamente che la vita notturna se parte di via è veramente scarsissima, l'unica cosa che c'è da fare è guardare la striscia di polarizzazione, che però a me piace moltissimo. Quindi si possono fare moltissimi esempi, anche qua vedete questo che c'è del rotor, il sole è qua, si vede dalle ombre che è da questa parte, il cielo diventa scuro e poi torna chiaro. Tutto questo effetto è, diciamo, ulteriormente rinforzato se si usa un filtro polarizzatore. Cosa vuol dire? A 90 gradi dal sole la luce che arriva è tutta polarizzata su un piano. Ora provate a immaginare cosa succede se io davanti ai miei occhi ho un obiettivo fotografico, metto un filtro con tante piccole scanalature che lasciano passare solo la componente lungo la direzione della scanalatura del campo elettrico che oscilla nella luce.
E se io metto questo filtro parallelo al piano di polarizzazione, la luce passa. Se lo metto perpendicolare, blocco completamente la luce polarizzata. Se è polarizzata, mi basta prendere delle scanalature, metterle perpendicolarmente e blocco completamente la luce. Cosa vuol dire? Che in teoria, in caso di puro scattering molecolare con un filtro polarizzatore, io potrei cancellare l'atmosfera, potrei rendere il cielo nero. In realtà questo non avviene perché la polarizzazione non è proprio completa al 100%, è dell'ordine dell'80-90%, ma posso eliminare i 9 decimi della luminosità del cielo. Lo posso rendere di un blu potentissimo, scurissimo. E le foto che hanno questi cieli così blu, che si vedono spesso, sono fatte così, a 90 gradi dal sole, giornata limpida, filtro polarizzatore orientato nella giusta direzione, elimina quasi tutta la luce del cielo. Cosa voglio dire? Voglio dire che se si è fotografate per esempio il cervino all'alba, ok, ovviamente è molto bello comunque, ma scegliendo il momento giusto lo troviamo a 90 gradi dal sole, con un filtro polarizzatore il cielo diventa così bello scuro. Inoltre a 90 gradi dal sole la luce è laterale e i soggetti, le montagne, qualunque cosa sono molto più tridimensionali che col sole alle spalle, ovviamente. E questo per dire che da un punto di vista fotografico sole alle spalle è una delle scelte peggiori che si possano fare. Il posto, a mio parere, almeno poi ovviamente ognuno ha i suoi gusti, dove guardare davvero è a 90 gradi dal sole, lì succedono le cose più interessanti, ok? Vi faccio vedere un altro esempio, Ligure. Vi mostro uno dei miei paesi preferiti in Liguria, in assoluto uno dei miei paesi preferiti è Celle Ligure. Questo è un paesino bellissimo, mi piace moltissimo, mi piace andare sulla spiaggia ogni tanto quando posso e guardare l'alba o il tramonto dalla spiaggia. Questa è Celle Ligure non polarizzata, col sole alle spalle. Questa è Celle Ligure polarizzata, col sole a 90 gradi, vista da un'altra posizione. Ok? Guardate la differenza tra il cielo, in un caso o nell'altro. Poi naturalmente uno può benissimo dire, a me questo cielo non piace perché non è realistico, certamente, è un po' fotografico come cielo, però è diverso e la luce laterale rende tutto più bello e poi in più il cielo è polarizzabile, quindi questa è chiaramente una cosa estremamente interessante. A mio parere, ripeto, a 90 gradi dal sole succedono davvero le cose interessanti. E ora introduciamo il prossimo passo. Chiediamoci qualcosa sui colori di albe e tramonti. E qui ho scelto un'altra foto, questa è Parigotti naturalmente, dove avevo una foto ligure naturalmente l'ho scelta con piacere. E perché le albe e i tramonti sono rossi? A questo punto è abbastanza semplice. È abbastanza semplice perché chiaramente se il sole è basso, lo spessore atmosferico attraversato dai raggi di luce solare è maggiore. Quindi mediamente il fenomeno di scattering e diffusione avverrà di più e siccome questo toglie le lunghezze d'onda più lunghe, pian piano rimarranno più corte, scusate, pian piano rimarranno solo quelle più lunghe e alla fine con un buono spessore atmosferico rimarrà semplicemente la luce rossa e quindi avremo le albe e i tramonti rossi. Ora però è il momento di introdurre la seconda componente, e cioè le particelle di aerosol atmosferico. Queste particelle hanno dimensioni varie, tipicamente più piccole della lunghezza d'onda della luce, comunque, e questo vuol dire che anche loro fanno uno scattering differenziale con la lunghezza d'onda, cioè anche loro tendono a diffondere di più la luce blu. E c'è un particolare range, le particelle la cui dimensione è dell'ordine, diciamo, di circa un millesimo di millimetro, tra le più piccole, sono dei diffusori particolarmente efficaci della luce. E cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che un po' di sporcizia nell'atmosfera, sporcizia dovuta all'inquinamento, ma anche naturale, polvere e quant'altro, rende i tramonti più rossi. Perché queste particelle contribuiscono significativamente allo scattering atmosferico. Vi faccio vedere due tramonti padani, uno ripreso col cielo più limpido e uno col cielo più fosco, quindi con più aerosol atmosferico. Anche se limpido in pianura padana non è così facile, d'accordo? Questa è, allora, questa qui è una foto di una risaia con una bella giornata persa. Il sole è sull'orizzonte, sta arpeggiando ed è arancione. Questa invece è una foto a un canale di irrigazione vicino a Milano in un giorno con più non foschia, aerosol più particolato, e questo è il sole, guardate di che colore è.
confrontiamo i due soli insieme vicini, questo cielo limpido, questo cielo un po' meno limpido. Chiaramente il cielo limpido è bellissimo, ma un pochino di polvere, anche eventualmente dovuto all'inquinamento, che chiaramente non è una bella cosa, se vogliamo vederlo in un aspetto positivo, rende più rosso il sole all'alba e al tramonto. Infatti voi che vivete al mare, che vedete alba e tramonti sul mare con più facilità ovviamente di chi altrove, potete notare che nelle giornate veramente terse, quando soffia la tramontana, soprattutto d'inverno, la giornata è limpidissima, il sole quando tramonta non è rosso, è arancione, non diventa veramente rosso in queste condizioni. È ancora bagliante sull'orizzonte ed è di un colore più arancione che rosso. Le alpi e i tramonti hanno, oltre ad essere belli in sé, presentano anche una varietà di fenomeni, di particolari fenomeni atmosferici che voglio mostrarvi brevemente, velocemente e senza spiegarvi in dettaglio, e che sono per esempio il cosiddetto twilight arch, l'arco crepuscolare. Che cos'è? Un po' prima che sorga il sole o un po' dopo che è tramontato, diciamo mezz'ora prima che sorga o mezz'ora dopo il tramonto, ma il tempo dipende un po' anche dalla stagione, si vede questo bellissimo arco rosso sull'orizzonte, l'arco crepuscolare. A questo è dovuto a che cosa? È dovuto al fatto, in questo caso si tratta di un'alba, è dovuto al fatto che il sole è sotto l'orizzonte, ma i raggi solari raggiungono già l'atmosfera verso oriente, quindi qui diciamo era ancora ben lontano dall'alba, ma laggiù a 100-200 km di distanza la luce del sole colpiva già l'atmosfera. Colpendola e attraversandone un grande spessore ne viene rifratta la componente rossa, questa è la rifrazione della luce rossa, gli altri colori vengono dispersi tutti perché è enorme lo spessore atmosferico attraversato. Ma più in alto nell'atmosfera, dove il sole appare più alto per via della sfericità della Terra, che tra l'altro non è piatta come adesso c'è questa moda, no? Okay? E questa è una delle tante dimostrazioni che la Terra è sferica, quassù arriva la luce solare meno, diciamo, meno deprivata della parte blu, perché da qua il sole appare meno basso sull'orizzonte, quindi attraversa strati atmosferici meno densi. E qui succede una cosa interessante: lo strato di ozono è un forte assorbitore del rosso mentre riflette il blu, e quindi la componente blu della luce solare nel caso di albe e tramonti, anzi un po' prima dell'alba e un po' dopo il tramonto, viene riflessa da noi, verso di noi, dallo strato di ozono stratosferico. Quindi questi colori così belli sono dovuti in parte alla diffusione e rifrazione della troposfera, e qua sopra in alto quel blu molto intenso di mezz'ora dopo il tramonto, mezz'ora prima dell'alba, è l'ozono della stratosfera che riflette il blu per le sue proprietà molecolari verso di noi. È un po' come se tutta l'atmosfera cooperasse a creare questo spettacolo. Se ci rivolgiamo alla direzione opposta all'arco di crepuscolo, di crepuscolo che sia alba o tramonto, e guardiamo per esempio verso delle montagne, vediamo l'alpenglow, cioè la luminosità, quindi la luminosità, il luccicore, per così dire, alpino. Le montagne più alte ovviamente riescono a vedere molto prima di noi l'arco crepuscolare, quindi si illuminano prima, non di luce del sole diretta. Questo è Monte Rosa, come dimostra il fatto che ci sono ancora le luci accese nei paesi, non è l'alba, manca 20 minuti, mezz'ora all'alba, ma il Monte Rosa vede già l'arco di crepuscolo essendo più alto quando noi non lo vediamo ancora, e quindi c'è questa luminosità alpina che è presente prima dell'alba, dipende anche poi dalle condizioni o dopo il tramonto. Un altro effetto molto bello è la cintura di Venere. Questa avviene all'arco al tramonto ma in direzione opposta al sole. Questo è il lago di Varese, laggiù si vede il Monte Rosa, il sole sta per sorgere dietro le spalle, però in direzione opposta, manca una ventina di minuti all'alba e si vede questa bellissima striscia scura sul cielo, e sopra si vede il colore dell'alba. Perché? Questa è la Terra, la globo terrestre, che proietta la sua ombra sull'atmosfera.
dato che dietro di noi il Sole è ancora sotto l'orizzonte, la Terra proietta la sua ombra sull'atmosfera e più il Sole si avvicina all'orizzonte, più scende verso l'orizzonte questa striscia scura, la cintura di Venere, che poi arriverà a toccare l'orizzonte quando il Sole sorgerà. E qui si vede la cintura di Venere, ma si vede anche l'albedo del Monte Rosa, che essendo più alto riesce già a vedere l'arco crepuscolare. E ce ne sono tantissimi, ne cito giusto ancora un paio, il cielo viola. Il cielo viola si presenta quando avviene tutto questo, ma c'è un po' di polvere stratosferica. Se c'è un po' di polvere stratosferica, l'ozono nella stratosfera riflette la luce blu, ma la polvere anche la parte rossa, e si ricompone dalla stratosfera al viola. Insomma, tutto questo per dire che ognuno di questi fenomeni ha una sua spiegazione e una sua bellezza. Ma certo, trovarsi sulla riva del Lago Maggiore, come in questo caso, in cui tra l'altro i cieli viola sono due, perché c'è quello e quello riflesso, e l'idea di pensare che la troposfera, la stratosfera, l'ozono, le polveri, tutti insieme stanno agendo per creare tutti questi colori, è una cosa molto bella, fa pensare a quanto sia bello questo pianeta. E poi c'è l'ultimo effetto crepuscolare, di cui voglio parlare prima di passare ai punti successivi, ed è un effetto spettacolare che io, ahimè, non sono mai riuscito a fotografare, e questa foto infatti non l'ho fatta io, il raggio verde. Il raggio verde è interessante in particolare per voi che vivete al mare, perché il mare è il luogo ideale per vederlo. Per vederlo serve un orizzonte completamente sgombro di ostacoli. Cerchiamo di capire che cos'è il raggio verde. Il raggio verde è un raggio di colore verde smeraldo che si vede come ultimo barlume di luce solare al tramonto o come primissima immagine del sole all'alba, dura 2 o 3 secondi e lo si vede solo su un orizzonte piattissimo e in condizioni di luce tersissima, quindi raro, molto raro, ok? Ma se l'orizzonte è piatto e il cielo è tersissimo, lo si vede. Lo si vede davvero, io l'ho visto 3 volte in vita mia, sempre in Liguria, sempre d'inverno, quando le giornate spesso sono più terse, e tutte e 3 le volte le condizioni erano quelle. E ho provato solo quelle 3 volte a vederlo, perché sapevo che le condizioni erano giuste, l'ho visto tutte e 3, quindi potrei dire sulla base della mia esperienza che con le giuste condizioni lo si vede il 100% delle volte. D'accordo? Anche se 3 volte su 3 non è una grande statistica. A cosa è dovuto? Allora, la luce quando penetra nella nostra atmosfera, oltre a essere diffusa, viene anche rifratta, cioè viene deviato un pochino l'angolo di propagazione, la direzione di propagazione dei raggi luminosi. La rifrazione, come anche nel prisma di Newton, è maggiore per la luce blu e minore per la luce rossa. E quindi quello che avviene normalmente è che noi siamo sulla Terra, la luce del Sole in realtà si scompone un po' in questo modo. La luce rossa ci sembra arrivare da un punto leggermente più vicino all'orizzonte e quella blu da un punto leggermente più lontano. Visto che noi ovviamente vediamo da qui e vediamo la luce scomposta e non vediamo che cosa avviene fuori dall'atmosfera, è come se ci fossero 3 soli, uno un po' più blu, uno un po' verde in mezzo, uno un po' più rosso in basso, leggermente sfasati. Solo che questo effetto è così minimo normalmente che i 3 soli, lo sfasamento tra i 3 soli è così piccolo che il nostro occhio non riesce a separarli. Di fatto vediamo semplicemente la luce normale del sole perché questa differenza è troppo esigua. Però quando il cielo è tersissimo e si riesce a vedere ancora il sole fino all'ultimo istante sull'orizzonte, che cosa cambia? Cambia che quando il Sole è qui, lo spessore atmosferico attraversato aumenta moltissimo rispetto a quando è in alto, diventa massimo, e questo aumenta l'effetto di rifrazione e separazione tra i soli di diversi colori. E quindi la separazione qui diventa sufficientemente grande perché l'occhio possa riuscire a vederla. E tramonta prima il Sole rosso e subito dopo quella componente verde e infine la componente blu della luce solare. In pratica, per 2 o 3 secondi rimane sull'orizzonte solo la componente verde e blu. Non si riesce a distinguere ulteriormente. In questa foto che avete visto qui si vede proprio la componente verde sotto e quella blu sopra. A occhio nudo direi che si vede un intenso raggio verde smeraldo, blu più verde, proprio un verde un po' blu, che dura 2 o 3 secondi. Quindi poco. Ma non è istantaneo, cioè guardando nel momento giusto si vede proprio bene, d'accordo? Si riesce a goderselo anche un pochino, e questo è il raggio verde, che si vede sia al tramonto che all'alba. Io, ahimè, non sono riuscito a fotografarlo, ma solo a vederlo.
E quando l'ho visto, anche se non vi faccio vedere la foto perché non ci sono riuscito a fare questa foto, vi faccio vedere la giornata com'era per far capire cosa intendo per limpido. Allora, questo è Rio Maggiore, nelle Cinque Terre, ok? Il sole tramontava sul mare, era inverno, non tramontava dietro il ponente ligure, anche questo è importante, deve essere il più sull'orizzonte possibile. Ma questa foto, fatta 20 minuti dopo, ci mostra che cosa da Rio Maggiore? Ci mostra il ponente ligure, che è questo qui, e questa qui è Monviso, che qua si capisce poco, ma che spunta oltre le montagne, le Alpi Liguri e la pianura cuneese, ok? Quindi quello era un giorno con 250 km di visibilità. Si vedeva il Monviso da una parte, la Corsica dall'altra, l'arcipelago toscano, tutto sopra Rio Maggiore, ok? Una giornata eccezionale. E quella era il tipo di giornata in cui, se il sole tramonto sorge sul mare, provate a guardare il raggio verde, è la giornata giusta. Se c'è un filo di foschia sull'orizzonte, non provateci neanche, è impossibile, ok? È raro, ma con le condizioni giuste si vede, e quindi con piacere vi invito ad andarlo a cercare. Benissimo, adesso andiamo a vedere, introduciamo la terza componente dell'atmosfera, l'umidità. Finora abbiamo parlato di cieli tersi, con magari un po' di aerosol, di polveri, ma non abbiamo ancora introdotto l'umidità. Vediamo cosa succede quando la introduciamo. Bene, questa è una foto sempre della Val d'Aosta che mostra il cielo sopra, bello terso, con una bella coltre di umidità, in questo caso sotto forma di nuvola bassa o nebbia, visibile sotto, e l'umidità che cosa fa? L'umidità, se non condensa, allo stato di vapore non cambia l'aspetto del cielo, cioè il vapore d'acqua è trasparente, non assorbe la luce, se c'è vapore d'acqua il cielo resta blu, ma se c'è molto vapore d'acqua può andare in saturazione ed ecco che le cose cambiano quando comincia saturando a condensare. Se si formano goccioline d'acqua o cristalli di ghiaccio, dipende dalla temperatura, cambia tutto, perché in quel caso le goccioline d'acqua sono molto grosse rispetto alla lunghezza d'onda della luce. E se sono grosse vuol dire che tutta la luce, lunghezze d'onda piccole, blu e grandi, rosse e tutti gli altri colori intermedi, vengono diffuse tutte allo stesso modo. Cioè la diffusione adesso è praticamente completa, la luce trasmessa è pochissima, quella diffusa è quasi tutta. Il cielo diventa lattescente, se non addirittura bianco, quando si forma la nuvola, perché tutte le lunghezze d'onda vengono diffuse e si ricompone il colore della luce solare iniziale. Anche questo lo dice il nostro John Tyndall, che aveva capito anche questo passaggio, lui dice: la nuvola riflette le onde tutte in maniera uguale. La causa di questo potrebbe essere che le particelle nella nuvola sono così grandi rispetto alla dimensione delle onde che vengono diffuse tutte indistintamente. E lui vuole fare, piace fare gli esempi un po' tratti così dall'idea del mare e così via, lui è uno spirito un po' romantico, dice: una grande scogliera riflette un cavallone atlantico con la stessa facilità con cui riflette una piccola increspatura prodotta dal battito d'ala di un uccello marino. Sembra quasi di sentire, non so, un poeta romantico inglese che sta parlando, d'accordo? Quindi abbiamo questa diffusione completa. E quindi cosa possiamo dire delle nuvole? Possiamo dire che le nuvole di che colore sono? Beh, uno potrebbe dire sono bianche, però insomma se ci pensiamo un attimo non è che sono sempre bianche. A volte sono quasi nere, ok? A volte le nuvole sono rosse, se sono illuminate all'alba. Di che colore sono le nuvole? Sono dello stesso colore della luce che le illumina. Diffondono tutto quello che c'è. E quindi in generale sono bianche di giorno, ma possono essere scure o quasi nere se sono illuminate da poca luce solare, per esempio un cumulo nero estremamente esteso in altezza e poca luce filtra fino alla base, le nuvole temporalesche sono scure in basso perché sono molto molto estese in altezza, possono essere rosse all'alba e così via. Tecnicamente, fisicamente, si può dire che le nuvole sono corpi grigi. Si chiama corpo grigio, un corpo che queste proprietà riflette tutte le lunghezze d'onda, non le seleziona in nessun modo e quindi naturalmente assume lo stesso colore della luce da cui è illuminato. Questo vale per le nuvole, vale ovviamente anche per la nebbia, che è una nuvola rasente il suolo, che è ovviamente più, diciamo, chiara di giorno. Questo è un esempio di luce
succede il giorno, e ovviamente è rossiccia anche lei all'alba, è una nuvola che lei semplicemente rasenta il suolo. Su nel cercare foto di cieli tersi padani ho avuto, come dire, un po' di difficoltà nel cercare foto nebbiose per illustrare questa parte, non ho avuto nessuna difficoltà, ovviamente avevo solo l'imbarazzo della scelta, però te le faccio vedere solo. Ora affrontiamo l'ultimo fra gli argomenti importanti di questo incontro, poi l'ultimo punto sarà solo una breve conclusione. Oltre a spiegare in generale, quindi da dove derivano i colori del cielo in generale, delle nuvole e così via, la fisica, la scienza, spiega anche i fenomeni particolari che avvengono in cielo, e cioè i fenomeni ottici, tra cui il più ovviamente famoso di tutti è l'arcobaleno, chiaramente, ma ce ne sono anche altri, vedremo. L'arcobaleno l'abbiamo visto tutti tante volte, è difficile da fotografare, a volte lo si vede, ma magari uno ha delle catapecchie davanti, con dietro un arcobaleno, la tangenziale davanti, insomma, per fotografarlo bisogna essere anche nel posto giusto, ovviamente, e avere un po' di fortuna. Ma vediamo da che cosa è formato l'arcobaleno. Allora, l'arcobaleno è formato da goccioline d'acqua che si trovano in sospensione nell'atmosfera. Che cosa fanno queste goccioline d'acqua se sono illuminate dalla luce del sole diretta? Quindi pioggia e il sole che le illumina. Ha, diciamo, aerosol acquoso vicino a una cascata col sole che illumina queste goccioline. Allora, la luce entra nella gocciolina, viene rifratta, riflessa sull'altro bordo della gocciolina, rifratta di nuovo quando esce, ma la rifrazione separa i colori. Però attenzione, per quelle che sono le proprietà delle goccioline d'acqua, cioè l'indice di rifrazione dell'acqua e la proprietà in particolare che l'acqua fa sì che venga rifratto diversamente un raggio di luce entrante a seconda dell'angolo con cui incide rispetto alla gocciolina, che cosa succede? Succede che tutti i raggi luminosi che incidono nei vari punti della gocciolina vengono dispersi, tipicamente la rifrazione separa troppo i colori e noi non riusciamo più a vederli separati perché si sovrappongono l'uno con l'altro. Ma c'è un particolare punto di entrata in cui la rifrazione fa sì che la separazione sia presente ma non eccessiva e adatta alle nostre capacità visive. E questo fenomeno avviene con un angolo di 42 gradi tra il punto di ingresso del raggio luminoso della goccia d'acqua e la direzione di uscita, quest'angolo di 42 gradi. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi, questa luce esce con il giusto angolo, diciamo con la giusta quantità di separazione fra i colori, perché noi la vediamo bene, a 42 gradi di separazione. Cosa significa questo? Significa che noi siamo qua. Questa è una pioggia e questa è la luce del sole che illumina la nuvola e la pioggia e illumina anche noi. Noi guardiamo verso questa nuvola d'acqua che sta piovendo. Che cosa vediamo? Le goccioline d'acqua che si trovano in questa posizione, con questo che è un angolo di 42 gradi, deviano, rifrangono l'arcobaleno, cioè i colori della luce solare, separati nella maniera ottimale perché noi li possiamo vedere, esattamente verso di noi. Invece le goccioline che si trovano qui le faranno questo effetto in un'altra direzione, perché avviene sempre a 42 gradi rispetto alla direzione incidente del sole. E quindi noi dove vediamo l'arcobaleno? Lo vediamo solo in questa direzione, che si trova a 42 gradi, quest'angolo è uguale a questo, dalla direzione opposta a quella del sole. Cioè qui c'è il sole, questa è la direzione opposta, che potremmo chiamare l'antisole, e a 42 gradi dall'antisole noi vediamo arrivare l'arcobaleno. Da tutte le altre direzioni no, perché questo effetto avviene lungo angoli che portano l'arcobaleno non verso di noi, ma verso altre posizioni. Cosa significa tutto questo? Significa che se noi vogliamo vedere l'arcobaleno, dobbiamo guardare il sole, la direzione opposta, chiamiamolo l'antisole, a 42 gradi dall'antisole, se ci sono le condizioni, cioè se c'è dell'acqua sospesa nell'atmosfera diffusa e la luce del sole che la colpisce, immancabilmente comparirà l'arcobaleno. Ecco perché l'arcobaleno è un cerchio, perché tutte le direzioni a 42 gradi da un punto, qual è quella figura geometrica che è fatta da punti equidistanti da un punto fissato? Il cerchio, naturalmente. E l'arcobaleno quindi è un arco di cerchio per questa ragione. E notiamo anche che
perché si vede quando il sole è basso e poi non si vede più? Se il sole è più alto di 42 gradi sull'orizzonte e l'antisole è oltre 42 gradi sotto l'orizzonte, il punto più alto dell'arcobaleno, che è 42 gradi al di sopra dell'antisole, è sotto il terreno. Ok? Quindi l'arcobaleno comincia a uscire dall'orizzonte quando il sole si trova a 42 gradi o meno sull'orizzonte, altrimenti l'arcobaleno si proietta sul terreno. Lo posso vedere solo se guardo una cascata dall'alto, per esempio, ma non lo posso vedere in cielo. E questo è il motivo per cui lo si vede solo quando il sole è basso, e più il sole è basso, più l'arcobaleno esce dall'orizzonte. Ok? Inoltre, i temporali, che sono i principali, diciamo, creatori d'arcobaleno, avvengono soprattutto nel tardo pomeriggio. D'estate ci sono anche ragioni climatiche, ma se c'è un temporale alle 3 del pomeriggio in luglio, è inutile cercare l'arcobaleno, a meno che non lo si possa guardare dall'alto. Ok? Ora vi faccio vedere altre due foto che invece non. Questa foto, quando l'ho mostrata a mia figlia piccola, diciamo di 10 anni, e gli ho spiegato tutta questa cosa, e mi ha detto: caspita, che cosa noiosa che hai detto, papà. Però interessante che la pentola d'oro è nel castello di Fenis, ok? Vedete, lì c'è il castello di Fenis con la pentola d'oro dentro al castello, ok? Ci sono anche, vi faccio vedere altre foto che però non ho fatto io, insomma, sono andato a pescare un po', in cui si vede l'arcobaleno. Questo è un arcobaleno a Parigi, vedete che sta spuntando sull'orizzonte, e vedete però dalla luce che è pieno giorno, questo è una luce delle 4 del pomeriggio, si vede che è ancora giorno, però il sole era appena andato sotto i 42 gradi, e quindi l'antisole era salito a sufficienza perché la parte più alta dell'arcobaleno spuntasse sull'orizzonte. E se invece l'arcobaleno viene visto al tramonto, quando il sole sta per toccare l'orizzonte, quindi l'antisole sta per affacciarsi sull'orizzonte, idealmente l'arcobaleno diventa un semicerchio perfetto, perché il suo centro tocca l'orizzonte. Infatti al tramonto l'arcobaleno esce il più possibile dall'orizzonte, al massimo se ne vede un mezzo cerchio, perché quando il sole tramonta scompare tutto. A meno che, ripeto, non lo si veda dall'alto. Se lo si vede dall'alto in basso, lo si può vedere anche tutto, ok? Perché in ogni caso, in quel caso, non emerge sul cielo, ma lo si vede in un'altra condizione. Ovviamente, l'arcobaleno si trova non solo in corrispondenza dei temporali, ma anche di cascate e tutto ciò che nebulizza l'acqua è colpito dalla luce del sole. Per esempio, in Valle d'Aosta c'è una cascata, in Val di Rem. Chi di voi frequenta la Valle d'Aosta, è stato un rifugio benevolo, magari c'è qualcuno che conosce la Val di Rem e si ricorda, conosce i luoghi, c'è una cascata che, qui ripresa di buon mattino, diciamo alle 6:30 del mattino, 7 del mattino, quando il sole è basso e l'arcobaleno quindi è piuttosto alto. Però ovviamente per vedere l'arcobaleno bisogna che la cascata sia a 42 gradi dal sole. E quindi cosa si fa? In un caso del genere, non c'è bisogno di portarsi il teodolite per fare calcoli, ovviamente, si capisce circa dove è il sole, circa dove è l'antisole, si fa traccia l'arcobaleno, 3 spanne circa, 42 gradi, un po' meno, 2 spanne e mezzo, si capisce che quello è il punto in cui può formarsi. Allora uno si cammina avanti e indietro, fa in modo che la cascata passi di lì. E quando ci passa vede l'arcobaleno che l'attraversa, ok? Cosa succede se il sole non si vede? In questo caso, per esempio, io ero ancora all'ombra, il sole non era ancora sorto dai costoni montuosi, ma illuminava già la cascata. Uno dice: dove sarà il sole? Beh, più o meno si capisce dove sta sorgendo, ma se uno lo vuole sapere con precisione, ci viene in aiuto la striscia di polarizzazione, naturalmente. Non vedi il sole, ma vedendo la striscia di polarizzazione capisci dove è il sole. Quindi qui c'è la striscia di polarizzazione, quindi il sole a 90 gradi è là, quindi l'antisole è qui, quindi l'arcobaleno passa di lì, ok? È ovvio che è un calcolo un po' impreciso, però un'idea di dove andrà a finire l'arcobaleno uno ce l'ha e si muove per portare la cascata lungo quell'arco lì e lo vede passare. Tra l'altro tenete conto che ci sono degli animali, come le api, che vedono la polarizzazione della luce. E quindi loro sanno dov'è il sole anche senza vederlo, perché fanno proprio questo ragionamento. Vedendo la polarizzazione, in maniera intuitiva, biologica, sanno localizzare il sole anche se non lo vedono, perché sanno istintivamente che ha 90 gradi della striscia di polarizzazione. Quindi in questo caso so, bisogna comportarsi un po' come le api, diciamo. Un altro luogo dove si trovano gli arcobaleni sono le onde. E il mio grandissimo desiderio è fotografare un arcobaleno in un'onda sullo sfondo di Varigoldi. Questo è quello che sono riuscito a fare di meglio, ma ci
si può sicuramente far di meglio, bisogna scegliere l'onda frangente facendo di molti calcoli sulla posizione dell'arco marino e considerando che nel caso dell'acqua di mare, siccome l'indice di rifrazione dell'acqua salata è leggermente diverso dall'acqua dolce, gli angoli di rifrazione sono leggermente diversi e l'arco marino è leggermente più piccolo e quindi rispetto a quello di acqua dolce. Ok? Se per caso avete fatto una foto bellissima con un arcobaleno in un'onda sullo sfondo di un paesino ligure, non lo voglio sapere perché sarei veramente invidioso. Così come di un altro tipo di arcobaleno bellissimo che non sono mai riuscito a fotografare e che vi mostro in questa foto bellissima presa dalla rete, l'arcobaleno di Luna. L'arcobaleno di Luna c'è anche lui. La Luna è luce del Sole riflessa e quindi anche una cascata, la luce della Luna, negli stessi angoli fa l'arcobaleno. Il problema qual è? Che non lo vediamo, perché è troppo debole, la nostra vista di notte non riesce a vederlo, o se lo vede, intravede un po' di chiarore, ma non vediamo i colori con così poca luce. Quindi non si vede, bisogna proprio calcolare dove potrebbe esserci e cercare di fare una foto che lo comprenda. Ok? Però ci vuole un po' di fortuna e diciamo e anche molta bravura. E chi ha fatto questa foto è riuscito a farlo benissimo. E poi ci sono tanti altri fenomeni più o meno curiosi e interessanti. C'è l'arco di nebbia, che è un arcobaleno bianco che si crea in determinate condizioni in cui le goccioline hanno certe dimensioni e così via. C'è la gloria, che è una quando si guarda dall'alto verso il basso uno strato di nuvole come questo strato di nebbia, per esempio questo qui siamo nella zona al passo del Bernina in Svizzera, e si vede la propria ombra circondata da un cerchio luminoso, questo cerchio luminoso colorato con un piccolo arcobaleno che ci circonda. Questa, e poi c'è anche un arco di nebbia qua che si vede qua. Questo, la gloria, questo arco luminoso colorato, diciamo, è bellissimo da vedere. Poi vederlo intorno alla propria ombra ci fa sentire particolarmente importanti, no? Sono cose che sembrano, non so, la luce del cielo che ti sta illuminando, qualcosa del genere. Tra l'altro, chi di voi conosce la storia dell'alpinismo e sa che il primo scalatore del Cervino Whymper, durante la discesa dal Cervino, parte della sua cordata è precipitata, 4 persone sono morte sulle 7, ma Whymper si è salvato, in una situazione molto alterata ovviamente dal punto di vista emotivo, dopo aver visto morire i suoi compagni, scendendo dal Cervino, Whymper insieme ai 2 sopravvissuti ha visto proprio questo fenomeno, ha visto le proprie 2 ombre, sue e dei compagni, proiettarsi su uno strato di nuvole, ha visto la gloria e in quello stato mentale che è sembrato qualcosa di ultraterreno, diciamo letteralmente, perché ovviamente è un fenomeno bellissimo, forse all'epoca ancora non ben spiegato, e visto in condizioni del genere gli è sembrato un segno del cielo, qualcosa del genere, insomma, chiaramente. Un altro fenomeno molto bello da vedere, che vi cito perché merita provare a cercarlo, sono le nubi iridescenti. Questa foto, tutti dicono, è truccata, ok? Invece devo dirvi di no, raramente si vedono davvero così, rarissimo così, ma magari con colori un pochino più tenui non sono così rare. Le nubi iridescenti si vedono sempre per effetti di rifrazione, stavolta da parte dei cristalli di ghiaccio, non delle goccioline d'acqua, e quindi sono tipiche di nubi molto alte, molto fredde, fatte di cristalli di ghiaccio. Si vedono tra i 5 e i 45 gradi dal sole, quindi tipicamente si possono vedere quando si osservano nubi come i cirri o nubi lenticolari, nubi sottili, traslucide, non molto lontano dal sole, a 20-30 gradi, diciamo, anche meno. Quindi sono direzioni in cui in genere uno non guarda tanto, perché non pensa di guardare dove magari il sole è un po' più abbagliante, ma se ci sono queste nuvole, magari riparandosi un po' lo sguardo dal sole, è abbastanza frequente vedere delle iridescenze nelle nuvole dovute proprio a questa rifrazione ad angoli specifici da parte dei cristalli di ghiaccio. E un altro fenomeno molto bello, di cui vi mostro foto che ho preso in rete, sono l'alone e i pareti. E gli aloni, questo è un cerchio a 22 gradi dal sole, creato dai cristalli di ghiaccio che rifrangono a 22 gradi la luce solare. E siccome l'angolo non è di 42 gradi ma di 22, diciamo, cambia la posizione, come l'arcobaleno, è diverso l'angolo, è diversa la posizione in cielo, ma è sempre un cerchio, perché è sempre a quella distanza dal sole e quindi tutte le direzioni a quella distanza.
E gli aloni, come le nubi iridescenti, sono tipiche dei cristalli di ghiaccio, quindi di nubi di alta quota, molto fredde, fatte di ghiaccio, non d'acqua, e sono più frequenti d'inverno, da vedersi che d'estate l'alone è tipicamente invernale, oppure come in questo caso è preso in Alaska, d'accordo? Quindi è un tipico fenomeno delle stagioni e delle regioni fredde, lo si vede anche da noi, ho visto un intorno alla luna 2 o 3 giorni fa, proprio letteralmente, non è raro, ma è più frequente d'inverno. E quest'altra foto bellissima, che di nuovo non posso far altro che invidiare, è un alone lunare. Un alone lunare. E l'alone lunare, a differenza di quello solare, noi non percepiamo i colori, perché è troppo debole, lo vediamo come un alone grigio. In realtà è colorato anche lui, ma i colori noi li vediamo poco se c'è troppo poca luce. Quindi nel caso dell'alone solare lo si vede, che è un pochino colorato, in particolare in questi due punti, alla stessa altezza del sole, si chiamano pareti, i falsi soli, o detti anche sun dogs in inglese, i cani solari, come se fossero i due cani che il sole porta al guinzaglio. Nel caso di quello lunare è molto più difficile vedere tutto questo, anche se il principio di formazione è lo stesso. Tutto questo per dire che esistono molti bei fenomeni atmosferici che sono tutti, diciamo, tipicamente in posizioni ben precise rispetto al Sole o talora alla Luna, perché dipendono da precisi angoli di rifrazione della luce all'interno delle gocce d'acqua, dei cristalli di ghiaccio che formano questi fenomeni iridescenti. Per concludere, andiamo all'ultimo punto, questo sotto altri cieli che ho detto prima. Torniamo in conclusione nello spazio, solo per renderci conto di quanto interessante e bello siano questa molteplicità di fenomeni sul nostro pianeta, perché se lo abbandoniamo troviamo ambienti completamente diversi. All'interno del Sistema Solare i corpi più simili, come Mercurio, Venere e Marte, presentano qualcosa di completamente diverso. Mercurio non ha l'atmosfera come la Luna, ha un cielo perennemente nero in cui il Sole è visibile insieme alle stelle senza nessun effetto atmosferico, visto che l'atmosfera non c'è. Venere è un'atmosfera così densa da risultare perennemente nebbiosa e quindi non ci sono fenomeni neanche lontanamente paragonabili a quelle terrestri, ma questo non è un disegno, una figurazione, ma una luce diffusa. Probabilmente gli sembra di questo colore un po' marroncino perenne, una nebbia continua, altri 500 gradi presenti sul pianeta. Marte ha un'atmosfera più rarefatta di quella terrestre, col cielo però di colore arancione per le particelle di polvere sollevate dai venti. E insomma, diciamo che nel Sistema Solare non ci sono altri luoghi con questa ricchezza cromatica come la nostra Terra. Potrebbero esistere al di fuori, chissà, perché negli ultimi anni se ne è parlato, se ne parlerà forse anche di nuovo in questo luogo, in altre conferenze, esistono molti altri pianeti e possiamo immaginare che i pianeti di altre stelle, che sono tantissimi, possano replicare, forse altrove, con atmosfere simili, la bellezza dell'atmosfera terrestre, o forse talora addirittura superarla, perché ci sono pianeti di stelle doppie, di sistemi doppi, o multipli, cioè ci sono pianeti che hanno 2 o 3 o 4 soli in cielo, talora di colori diversi, che illuminano le loro atmosfere. Quindi immaginiamo un pianeta come la Terra, con 2 o 3 soli di colori diversi che lo illuminano, quale enorme quantità di variazioni cromatiche potrebbe presentare se già la nostra Terra lo fa con un sole soltanto. E per concludere questa parte, poi resto a disposizione se c'è qualche domanda, non possiamo che concludere con una citazione della nostra Newsy che ci dice questo: ci ho pensato parecchio ultimamente, sono convinta che fare il cielo azzurro è stata una buona idea, con la sua solita, consueta, altissima, diciamo, supponenza. Ok? E va bene, concludo. Grazie molto.
permetto di aggiungere una cosa, posso fare pubblicità a un libro, penso. Io fra qualche mese uscirà un libro che ho dedicato alla Valle d'Aosta, e magari qualcuno di voi va in vacanza in Valle d'Aosta, magari vi interessa eventualmente guardare o acquistare questo libro, ok? Questo libro uscirà per un editore che Sime, il titolo definitivo non c'è ancora, comunque diciamo il secondo libro, se qualcuna di queste foto vi è piaciuta potete magari pensare di comprarlo, anche perché se lo comprate, lo consigliate ai vostri amici, è un bellissimo regalo di Natale per esempio, e così via, magari l'editore vi chiede di scriverne un altro, e quest'altro lo potrei dedicare tutto alla temibile striscia di polarizzazione. Scherzo, alla Liguria, che è la mia regione adottiva, a cui mi piacerebbe dedicare qualcosa. Va bene? Grazie. E io penso che sarebbe molto interessante, bisogna però trovare qualcuno che lo pubblichi. È quello il problema. Sì, esatto, il problema è quello che chi lo pubblica deve essere sicuro di vendere, giustamente. Quindi lei dice che la mia idea di dedicare un libro alla striscia di polarizzazione non è così campata per aria. Interessante. Nostra mente è tutto, ma finisca qui, o fate un video, o fa un libro, o fa un minuto, cioè a me sembra che sia una cosa molto interessante per adulti e per ragazzi anche, poi bella da vedere, una cosa secondo me di facile divulgazione, cioè non dovrebbe essere difficile vendere una cosa di questo genere, mi pare, non so, c'è anche l'editore del Ferrari che va bene, ma che fa tante cose, io non conosco nessuno, grazie, sono d'accordo, spero che si riesca a fare prima o poi, magari riusciamo, speriamo, ovviamente mi piacerebbe. Si può vedere da giù? Aspetta, Nicola, aspetta, con il microfono. Si può vedere lo stesso, io ho visto tre volte in vita mia, a Vulcano, sempre al tramonto, giornata spettacolosa d'estate, a Leta di Sorrento dall'alto e da, a Genova, da Quarto, dove c'è la rotonda del, del monumento, però era un inferno al tramonto del tramonto, la condizione fondamentale è che il sole tramonti dove non ci sono più le colline. E si vede esclusivamente il mare. Certo, deve essere il più basso possibile perché la rifrazione sia massima, assolutamente. Quindi in alcuni giorni solo dell'anno, penso che era gennaio, a metà di gennaio, e non si veda più nori. Assolutamente sì. Chiunque può provare. Assolutamente, deve essere terzissimo e deve essere quel maggior periodo dell'anno che è tardo autunno, inizio inverno, in cui tramonta proprio più a sud, sul mare. Sul mare. Le volte che l'ho visto io erano due volte in dicembre e una volta a gennaio, cioè è sempre dalla Liguria, certamente. Sì, 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 assolutamente. Ma guardate, se se capita una giornata di tramontana e non c'è nulla sull'orizzonte, neanche un filo di foschia, provateci, è proprio la giornata giusta, è rara, ma qui siete nel posto giusto per farlo. Io lo volevo sapere, se possibile, perché nelle sue foto c'erano due arcobaleni doppi, volevo sapere perché la banda rossa si guarda. Sì. Allora, la ragione è che, riprendo un attimo quell'immagine lì, questo effetto che è riprodotto anche qui, la doppia rifrazione, in realtà c'è anche un effetto di tripla rifrazione all'interno, cioè in realtà una doppia riflessione seguita da una rifrazione in uscita. Una quantità di luce minore può fare questo altro percorso che porta a uscire con un angolo diverso di 51 gradi. E siccome c'è una riflessione in più, i colori si invertono, ogni riflessione si invertono i colori. Per questa ragione gli arcobaleni più intensi mostrano anche questo, che è l'arcobaleno del secondo ordine, ok? È meno intenso perché è stata una riflessione in più che ha portato via un po' di luce,
Però si può vedere ed è con i colori invertiti a 51 gradi perché l'angolo di uscita è diverso e lo si vede siccome c'è meno luce solo quando l'arcobaleno è inteso. Teniamo conto che l'angolo dell'arcobaleno non dipende dalla dimensione delle gocce d'acqua ma solo dall'indice di rifrazione del mezzo, quindi finché l'acqua è acqua gli angoli sono sempre quelli. Quello che cambia è l'intensità, gocce più grosse formano un arcobaleno più intenso, ok? Quindi le gocce di un temporale, quando sono venuti giù quei bei goccioloni, se illuminate dal sole, tendono a formare arcobaleni molto intensi e spesso si vede anche quello a 51 gradi, con i colori invertiti. La gloria si forma quando si guarda da sopra uno strato di nuvole più basso, ok? In questo caso questo strato di nuvole è uno strato di nebbia, quelle nebbie mattutine che ci sono nelle montagne, che uno va sopra la nebbia a volte ed era poco sotto, ma anche se è lontano si può vedere lo stesso. E si è illuminati dal sole, ok? E questa è proprio l'ombra, ok? Questa è proprio la mia ombra. Se si è illuminati dal sole sopra uno strato di nuvole, intorno al centro della propria ombra, si può vedere questo diciamo, cerchio. Questo è formato da gocce d'acqua, non da cristalli di ghiaccio, infatti è formato tipicamente da nubi basse o nebbie, ok? Non da nubi di alta quota, anche perché bisogna essere sopra. Sopra si può essere anche in aereo, però è formato dalle nubi fatte di gocce d'acqua. È un effetto di rifrazione dovuto all'acqua e non ai cristalli di ghiaccio. Quindi, se andate in montagna, la classica mattina, magari luce la nuvola in fondo mare si va sopra, però bisogna essere illuminati dal sole dietro e a guardare in direzione opposta. Le nubi rossastre in direzione del sole va a tramonto, ma ci sono le nubi rossastre anche in direzione opposta e invece al centro del cosa va fatto non si vede le nubi rosse. Allora, la cintura di Venere è proprio la striscia, intanto la rimetto su un attimo, la striscia luminosa che si vede proiettata sul cielo, indipendentemente dal fatto che ci siano le nubi. Questa è semplicemente l'ombra della Terra sull'atmosfera. Il motivo per cui si vedono più nubi basse che alte è un effetto di schiacciamento prospettico, perché se uno guarda in basso, tante nubi ne vedo in un piccolo angolo, perché quelle vicine e quelle lontane mi sembrano tutte vicine. Invece se guardo in alto, vedo solo quelle che sono sopra di me, per così dire. Ok? Mentre sull'orizzonte quelle più vicine e più lontane tendono a schiacciarsi la prospettiva. Questo è il motivo per cui spesso nelle giornate variabili sembra che ci sono più nubi all'orizzonte che sopra. Però è un effetto prospettico. Se uno andasse là, da là, vedrebbe poche sopra e molte sempre sull'orizzonte. Sì, sì, è sempre il sole che è comunque solo la luce rossa che arriva. Normalmente non si vede solo in direzione al vento, in direzione del sole. Invece, sì, si può vedere. Una cosa mi sembra strana. No, certo, tra l'altro in direzione opposta spesso è più rosso. È più rosso perché la luce del sole, diciamo, per le nuvole vicine a dove è tramontato, quelle nuvole vedono il sole più alto sull'orizzonte e quindi l'effetto di arrossamento è minore. Le nuvole in direzione opposta invece lo vedono più rasente l'orizzonte perché la Terra è sferica e per questa ragione è una delle tante dimostrazioni che si possono citare, okay? E per questa ragione lo vedono più basso e quindi sono più rosse, più arrossate. Grazie. Fare una da astrofilo sul cielo notturno, perché non si vedono le stelle verdi? Allora, la ragione è questa: quando noi guardiamo lo spettro delle stelle, torno un attimo all'immagine che ce lo mostrava all'inizio, ecco qua, le stelle verdi, cioè quelle che hanno il massimo nel verde, hanno questa caratteristica che il massimo cade a metà dello spettro visibile circa in centro e quindi lo spettro raggiungendo il massimo a metà del visibile è piatto, esatto, è la parte più piatta dello spettro, per cui i contributi dei colori sono poco diversi. Sì, è vero che il verde domina, ma non così poco che il nostro occhio non riesce a farlo risaltare.
invece le stelle rosse o blu le visibilizzano la parte più ripida dello spettro, e quindi il blu prevale di fattore 5 sugli altri colori, o rosse, quindi appaiono veramente di quel colore. Hai ragione, Camisa. Grazie.